Quindi quando Daniele Biacchessi ha scritto questo libro sulla storia delle radio libere, ho pensato subito che fosse una cosa interessante, almeno per me, e che quindi era utile, perché come me ce ne sono tanti in questa città, che vi ricordo è quella dove è nata insomma Radio Popolare, che oggi è una grande realtà radiofonica italiana, 17.000 abbonati, ma non solo Radio Popolare. Radio Popolare è un esempio insomma di quel periodo che è rimasto ancora oggi, però, e che ancora oggi è un esempio valido di professionalità indipendente per quanto riguarda il giornalismo. E quindi io ho deciso, insieme a Daniele, che è un amico della nostra sezione della PD in Guarda, perché credo che abbiamo presentato quasi tutto, anzi vi do in anteprima una notizia: il 24 sera qui a Niguarda c'è una grande manifestazione popolare, perché ricordiamo la liberazione di questo quartiere, che è avvenuta un giorno prima che nel resto della città, perché alcuni partigiani diedero il via ai fuochi d'artificio senza aspettare, diciamo, l'ordine dell'insurrezione da parte del CNL. Quindi noi insomma siamo un po' prima, siamo stati un po' indisciplinati in questa sala, che tra l'altro in quei giorni di aprile del 45 era il posto dove tenevano un po' l'infermeria dei feriti. C'erano un po' di donne e di uomini, medici anche dell'ospedale di Guarda, che venivano qui a prestare la loro opera, a curare i feriti. Quindi è una sala particolare, c'è il murales di suo padre, di Pesce, qui, che è stato spesso, veniva a Niguarda perché aveva membri della terza GAP, esatto. Sì, c'erano parecchi gappisti, giustamente. Quindi insomma il 24 sera c'è la manifestazione, che poi alla fine verso le 10:15 entrerà in questa sala e vedremo la proiezione del film che stanno preparando Daniele Biacchessi e Manzoni sulla storia della resistenza, il film tratto dal libro. Quindi vi do già subito questo appuntamento, non mi dilungo oltre, do la parola a Daniele, grazie per essere venuti, alla prossima. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Dunque, questa è la seconda presentazione di questo libro che è uscito i primi di novembre, Radio On, i ragazzi che fecero l'impresa delle radio libere. E il rischio che avevo quando sono uscito dal lavoro dipendente, cioè negli ultimi 20 anni sono stato caporedattore centrale di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Quando sono uscito, il rischio di mettere insieme tutti questi ricordi di oltre 40 passani di radio fatta tutti i giorni, e di creare, cioè di realizzare qualcosa di autobiografico, era altissimo. Penso che i libri autobiografici li lascio a quelli che sono più vicini all'obitorio, che non quando qualcuno fa un libro autobiografico è dura, cioè secondo me è lì il rischio c'era. Col mio editore, che ringrazio, che è Vera Minazzi di Jacopo, con cui collaboro anche. Non soltanto sono un autore, ma sono anche il responsabile di questa collana che si apre col mio libro, che avrà altra storia nei prossimi mesi con altri libri, come quello di Gino Marchitelli sui campi fascisti, e ce ne saranno altri. E l'idea però è sempre quella di raccontare delle storie che attraversano una grande storia. La storia delle radio libere rischiava di essere vista o letta soltanto da quelli che in qualche modo l'avevano fatta, no? Però c'era anche il rischio che tutte quelle cose che avevamo fatto, che sono state fatte, programmi, idee, format, andassero nel tempo in dissoluzione. Il motivo principale, secondo me, è stata anche la difficoltà che ho avuto per realizzare questo libro, è la mancanza totale di un archivio centrale
di tutto quello che è stato fatto. L'unico archivio a disposizione online è quello di Radio Radicale, ma sappiamo perché, perché è finanziato, diciamo, da noi cittadini abbondantemente, lautamente, come si dice, se ognuna delle radio private, democratiche, di informazione, chiamatele come volete, avessimo avuto soltanto un centesimo di quello che ha avuto, non è polemica naturalmente, però quello che è accaduto nella storia d'Italia è possibile ascoltare chiaramente grazie ai file e grazie all'archivio Radio Radicale. Poi ci sono radio come Radio Popolare, Radio 24 e altre che conservano un po' di cose, mettiamole così, senza però un archivio centrale, cioè senza un ragionamento sull'archivio. Questa mancanza, secondo me, è drammatica se ci pensate, perché come ho credo dimostrato in questo libro, sbobinando invece quello che avevo fatto, che avevo contribuito a fare ed ascoltare anche soltanto come ascoltatore, per esempio l'intero archivio di Italia Radio, con cui sono stato uno dei fondatori, 12 anni di lavoro, cioè la radio del PC che raccontava la fine del Partito Comunista in diretta, non esiste più, non c'è. Le ho provate tutte, non esiste, non c'è. E stiamo parlando di cose importanti per la storia. Alcune delle intuizioni che trovate dentro in questo libro, per esempio la presenza del QR code, cioè della questo è un libro parlato sostanzialmente, perché attraverso il QR code tu hai la possibilità di ascoltare i file che stanno in varie parti. C'è un file in particolare che è di Canale 96, che mi è stato dato da Enzo Bianchi, un collega con cui poi ho diviso il lavoro per diversi anni, molti anni, a Radio Regione, che era una finta diretta di Canale 96 del 14 maggio del 1977, giorno degli scontri e della sparatoria in Via De Amicis. Quell'audio pazzesco, drammatico, vi prego di ascoltarlo, perché è veramente dove Liderno Salvador racconta con un registratore a cassetta ciò che vede e fa sentire pure gli spari che sono quelli che poi praticamente in diretta, ma allora non c'erano i cellulari, e quindi la cassetta viene presa, viene portata credo in redazione direttamente, o altre volte come abbiamo fatto credo più o meno tutti in qualche vecchia cabina del telefono con i gettoni telefonici a rame, che peraltro interrompevano di microsecondi anche certe volte l'orribile linea telefonica che c'era allora, però dava il senso veramente di una storia e dava il senso di della forza della radio. Ora chiaramente io ho, come tutti quelli che sono qua sul palco, hanno lavorato prevalentemente su radio di informazione o comunque radio di movimento o comunque radio parlate in generale, in cui la musica era importante ma non fondamentale, diciamo, non fondamentale rispetto a quelli che sono i format. Ma come racconto nella seconda parte del libro, nella prima parte trovate la storia d'Italia, che parte dai ribelli della RAI, quindi da Per voi giovani, grosso modo, da quella straordinaria generazione che decide di iniziare un percorso musicale, quello sì, veramente eccezionale, con Massimo Villa, Cascone, Massarini, Giaccio e tantissimi altri. Una vera grande squadra di giovani professionisti che si cimenta verso una novità
che è quella che introduce all'interno di una RAI paruccona, una RAI lottizzata, una RAI ferma, ferma anche dal punto di vista dei format. Cioè, nel 70 vigevano ancora questi radiodrammi che erano micidiali e non potevano massacrare. Eppure i radiodrammi fatti magari in modo molto teatrale come, come si facevano allora, oggi è lusso, no? Sarebbe lusso, no? Di ascoltarli, perché comunque avevano, davano l'idea di una RAI certamente un po' ferma, bloccata, però comunque fatta di grandi professionisti. Oggi posso dire, diciamo, manco quella. E nella seconda parte invece trovate delle schede, sono delle schede però raccontate, non sono delle schede, diciamo, fredde, sono racconti su quelle che sono state le radio. La prima è Radio Milano International, e quel format di allora, di non-stop music, è ancora un format assolutamente vincente, direi, no, 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 non c'è ombra di dubbio, che se non abbiamo fatto parte di radio commerciali di quel tipo, però possiamo dire che oggi si ascolta ancora quel format. E troverete per esempio radio di flusso, andarono molto di moda nel periodo degli anni, fine degli anni 70. Flash, per esempio, in Torino era una cosiddetta radio di flusso. Centofiori di Firenze, una radio di flusso. Erano varie radio che mischiavano musica e formazione con un modello che, in parte, si può ancora replicare, si può ancora fare. E tante cose sono cambiate. Il vecchio CEPAR, per chi ha fatto un minimo di radio, era quel terribile traslatore telefonico sulle linee dove tu alzavi e spegnevi, ok? Prima di quel CEPAR c'era Radio Roma 3131, chiamate Roma 3131, buongiorno signora, come sta? Da dove chiama? Cosa vorrebbe dire? Quali sono le domande? Ecco, lì sta la vera forza, il vero strappo della radio cosiddetta libera, o comunque della radio che nasce dopo le grandi vicissitudini dello scontro tra tutte queste radio e le istituzioni, in particolare la Corte Costituzionale, che a un certo punto decide di aprire il monopolio il 27 luglio del 1976, già prima comunque nel 75 con la legge di riforma sulla RAI, dà la possibilità, fa capire che c'è la possibilità di continuare, di proseguire a trasmettere. Ma lì c'è proprio lo stacco, dal momento in cui, spiegherà molto meglio di me Sergio Fiorentino, cioè un mago, diciamo, di quelle levette, che quando Concettina da Cagliari e Ginetta da Ostuni possono telefonare, possono dire qualsiasi cosa, e dopo le due di notte, come Fiorentino mi insegna, il 99% sono quelli pipazzi, sostanzialmente, cioè persone psicologicamente alterate, che non solo ascoltano, gran parte di loro, cioè quelli che iniziano dicendo vorrei dire qualche cosa. Anche i conduttori, certo, perché vanno in simbiosi, vanno in simbiosi col pubblico che è. Anche quella radio, che in qualche modo oggi va ancora in scena, perché il mio collega Cruciani, tanto visto a teatro, circa 6 milioni di ascoltatori al giorno medio, e utilizza qualcosa che è abbastanza simile all'idea di Cepa, cioè tu chiama e io ti mando a fare. Ed è perfetto. E funziona proprio perfettamente. E un vecchio conduttore americano, non ricordo più chi fosse, era stato cacciato via anche dalla radio pubblica, passata da una radio privata locale ad una radio pubblica, mentre lo stavano cacciando via, fece un sondaggio sui suoi ascoltatori e
E gli stessi ascoltatori dicono: ma perché lo odiate così tanto che continuate ad ascoltare? Perché vogliamo capire dove vuole andare a parare. Questa roba qui del nichilismo radiofonico è una cosa veramente incredibile. Non è che noi avessimo capito tutto questo, cioè in realtà non avevamo capito assolutamente un cazzo, però avevamo semplicemente avuto l'opportunità di fare qualcosa che era diverso da tutto quello che c'era stato prima, punto. E lo abbiamo sfruttato, lo abbiamo capito, lo abbiamo in qualche modo trasformato. Chiudo con la parte però di oggi, perché sennò sarebbe come la congrega dei Reduci. Ma tutte queste persone in realtà che hanno fatto la radio, che sono qui e ce ne sono anche molte altre, in realtà continuano a lavorare nel mondo dello spettacolo, della cultura, e continuano a porsi delle domande, chi è ancora nella radio, e continuano a pensare a cosa si può fare. E oggi va di moda la parola web radio, no? Per cui si dice che il futuro sarà nella web radio. E forse è così, sì, non lo so. Penso che alla fine le web radio, inteso come l'ascolto digitale, sarà sempre più forte per le radio che comunque trasmetteranno in chiaro. Cioè, trasmettono in chiaro, ma poi trasmettono anche sul web. E in quell'interazione tra radio web in diretta, dov'è? Forse sì. Ma la web radio, in quanto tale, che dovrebbe far tornare alle origini, no, del concetto di radio libera, quindi del concetto della possibilità che chiunque, in qualche modo, senza grandi soldi, potesse entrare dentro nella... Non dico tanto nel business, ma nel farsi ascoltare. Questo però dipende semplicemente dalla tecnologia. Vi do dei dati, così io penso che i dati siano importanti. La radio, tutta la radio in Italia viene ascoltata da 35 milioni di persone, grosso modo. Il 70% di queste persone ascolta la radio in macchina, in due fasce orarie essenzialmente. Dalle 6:30 alle 9, 18:30, 20. Tutte le altre fasce hanno dei picchi di ascolto negativi talmente tanti che io addirittura certe volte dico: meglio mettere un nastro, meglio mettere della musica registrata che non trasmettere qualche cosa, perché ci sono degli orari tipo 21 di sera dove, cioè, tu vedi proprio niente, non c'è. Allora cosa si deve fare? La maggior parte delle persone ascoltano la radio in macchina e l'ascoltano su delle radio montate dalle principali marche sulla base del concetto tecnico di radio analogica, cioè la frequenza di radio popolare, la frequenza di radio 24 è comunque una frequenza terrestre, cioè un trasmettitore che ti arriva, anche se l'uplink, cioè la distribuzione del segnale, è su satellite, ma la discesa, quella che ti arriva nelle orecchie attraverso la radio, è analogica. Questi apparati saranno messi in cantina nel giro di, chi dice 3, chi dice 5 anni, ma non di più. Già oggi il DAB Plus, cioè la radio digitale, sta sostanzialmente sostituendo pian piano questo. E quindi quando ci sarà il 100% grosso modo di copertura di tutta l'Italia sul digitale, in quel momento i costi, che sono enormi per tenere quel po' di roba analogico, si riverseranno sul digitale. Però attenzione, resta sempre il problema che la stragrande maggioranza di utenti piccoli non riescono ad entrare dentro, comunque dentro in questo mercato. Si tratta sempre
di grandissimi operatori radiofonici o editoriali con molti soldi, con molti investimenti, che quindi investono oltre a fare la radio anche nel digitale. Si può ipotizzare che qualcosa potrà avvenire e cambiare soltanto quando le più grandi marche di auto realizzeranno delle radio digitali satellitari sulla macchina, e quindi tu avrai la possibilità in quel momento con assoluta certezza di ascoltare la radio digitale mentre stai muovendoti. Voi capite che queste cose già ci sono, attenzione, esistono, ma hanno dei costi molto. Mettere un ricevitore digitale in macchina ha dei costi enormi. Però quando questi, è un po' come quando ai tempi si diceva mettiamo da parte il vinile e adesso abbiamo i CD. I primi lettori CD costavano tantissimo, adesso perfino il CD è quasi obsoleto, no? Rispetto a tutte le altre forme di distribuzione. Allora lì forse potrai avere uno sviluppo. Cosa resta? Resta secondo me una grande, al netto di tutta l'esperienza che ognuno di noi poi racconterà, resta comunque una grandissima passione per il mezzo radiofonico, che ritengo ancora oggi un mezzo straordinario e soprattutto democratico, altamente democratico, come accesso, dico. E poi una grandissima passione civile, perché tutti noi abbiamo sperimentato, e sentirete anche tante delle storie, sul campo, quel giornalismo un po' così, magari giornalismo, quella radio che è un po' così, un po' sporca, no? Ma fortemente di servizio, e tutte le volte che la radio di servizio è stata appunto al servizio di comunità, il Friuli, l'Epinia, tante volte, o anche più semplicemente per dare delle informazioni, ricordo una mitica diretta a Radio Popolare sulla Grande Levicata, no? Dare delle indicazioni in una città come fosse una bussola, no? Potersi svincolare dai guai perché hai una radio comunque che in qualche modo ti dà delle dritte. Questo secondo me resta ancora, così come resta la voglia soprattutto di raccontare, di narrare, di andare a prendere delle storie che la RAI non avrebbe mai tirato fuori, o magari incontrando i giornali locali, ricordo in Irpinia, in quel drammatico, no? Novembre, dicembre del 1980, andare a raccontare con un vecchio registratore Panasonic in mezzo al fango la morte di migliaia di persone, e tu che appunto arrivavi da una grande città come Milano e che l'Irpinia l'avevi vista soltanto così, no? Fatti raccontare delle storie micidiali che restano ancora lì, no? Forti, chiare. Vedere per esempio quei lunghissimi caroselli di casette trasportate di roulotte che non sarebbero mai arrivate a destinazione, o della quantità di soldi presi, bruciati e rubati, no? La radio ha raccontato tutto questo, ha saputo raccontarla prima di chiunque altro, perché era facile raccontarla, pure nella difficoltà. Oggi sarebbe ancora più semplice con i telefoni cellulari, ma anche già allora, che sembrava complicatissimo, era molto più facile poter incidere e raccontare. Ed è il momento in cui un conduttore racconta una storia, anche magari un po' sconosciuta, oppure una grande storia terribile come la strage alla stazione di Bologna, o ricordo il rapido 904 la sera in cui io e Enzo Bianchi incontrammo la grande coppia della giudiziaria milanese, cioè Umberto Gai e Fabio Poletti, vedere, no? Lì sotto quella pensilina
scivolare, no? Non solo i morti, i feriti, ma anche tutta la monnezza di quello che stava, e avere la possibilità per la prima volta di raccontarlo, senza pietà, senza far sconti a nessuno. Io penso che questo è stato, almeno è stata la mia esperienza, la volevo raccontare, e ora farei sentire un grande musicista che ci ha accompagnato con le sue musiche dentro in tanti pezzi di radio, cioè Gaetano Liguori. Testimonianze di due radio che non ci sono più, ma che però ci sono nella
qui stasera innanzitutto, ma ci sono anche nell'affetto di, questo, di questa città, cioè Radio Canale 96, di cui Alberto Pugnetti è stato uno dei fondatori, un applauso, e Mario Giusti, che è stato uno dei fondatori di due radio, cioè Radio Milano Libera e Radio Città, e personalmente aveva organizzato un piccolo concertino, si chiamava quello di Bob Marley, di cui quest'anno ricorre il 40° anniversario. Quindi Alberto e Mario. Scusate, dovevo essere preparato, ma i tempi moderni. Dicevo, abbiamo iniziato, questo era il secondo incontro, il primo incontro era il Museo del Risorgimento, quindi già ci sentivamo un po', no? Qui con Lampi, dico, temo il terzo incontro, perché... Cioè, questo, scherzo, vuol dire comunque che siamo resistenti, questo di sicuro, nonostante tutto il resto. Fa anche piacere vedere una folta rappresentanza di cittadini interessati al sabato pomeriggio a venire a sentire dei racconti di questo tipo, ed è molto bello, riempie anche un po' il cuore anche di, non solo del tuo libro, ma proprio di tutto il lavoro che è stato fatto. Non so bene come iniziare, perché io sicuramente ho dato vita assieme a Riccardo, che poi vi presento, a Radio, a tanti altri, ovviamente a Radio Canale 96. Poi per alterne fortune o casi della vita anche con Radio Città Futura di Roma, quindi proprio all'inizio con Renzo Rossellini e le sue belle sorelle, peraltro. E poi la radio è sempre rimasta, è entrato a Rai 3, quindi un certo discorso, compagnia bella, ma la cosa per cui forse sono qui stasera anche, è anche perché sono direttore di una web radio di cui parlava. Si chiama Radio Francigena, che è una radio stranissima, che sento che conoscete, mi fa piacere. E anche forse ci conoscete anche perché abbiamo avuto la fortuna di lavorare per 3 anni a Radio Popolare, avere una trasmissione a lunedì mattina su Radio Popolare, che poi improvvisamente hanno deciso, cambiando, di cassare, ma nonostante l'affetto mi fa piacere che ci sia sempre stato. Non è che l'hanno cassata, hanno cambiato delle cose interne. Va bene anche cassare. No, vabbè, ma non è polemica, per carità, anzi, sempre. Non so bene veramente cosa raccontare della radio, perché ovviamente eravamo giovani, ci siamo divertiti la faccia, come si dice. Avevamo 20 anni e siamo cresciuti con la radio, siamo cresciuti. In particolare io mi occupavo di musica, quindi lascio tutta la parte di formazione ad altri, però con la musica, e qui appunto c'è il buon pianista da sempre, pianista d'assalto, con la musica ha dato una mano fenomenale alle radio, non solo in termini economici, perché siccome eravamo squattrinati, a proposito anche Radio Francigena segue proprio la linea delle radio libere di una volta, cioè non abbiamo una lira, non abbiamo pubblicità, però non me la vado neanche a cercare, fin quando riesco a vivere di questa cosa, sfruttando anche la gentilezza dei vari redattori, siamo in 30, ma tutti a gratis. E poi però parliamo un momento di web radio, eccetera, eccetera. Dicevo, la musica ci ha dato una mano, ma ci ha fatto anche crescere, perché quando avevamo bisogno di pagare le bollette, come ho già raccontato l'altra volta, mi sono fatto un giro pazzesco di musicisti, tutti più o meno amici e più o meno di sinistra, anche gente che non era di sinistra, che però sono stati quelli che hanno contribuito maggiormente magari per certi versi, perché erano amanti comunque della libertà e di quello che si faceva, e questa è una cosa importante da ricordare. Ma al tempo stesso è bello ricordare che spesso noi, perlomeno io, delle volte ho parlato di rivoluzione, ma questo credo che sia tutto un discorso della sinistra in generale, ma veramente a sproposito. E credo che nelle radio invece lì ci sia stata la vera rivoluzione, è in parte piccola, se volete, piccolissima, però una rivoluzione culturale c'è stata, perché noi venivamo dal 3-1-3-1, che comunque a suo modo era
una rivoluzione all'interno della RAI, perché la gente riusciva a parlare, a dire la sua su qualsiasi argomento. Noi abbiamo amplificato e esaltato questa cosa dando la linea aperta, libera a tutti e a chiunque. E questa cosa nel bene e nel male. Però nel bene c'era anche che veniva tutto il collettivo di gente che era emarginata, il fuori, ad esempio, omosessuali, si è stati la prima radio, qui abbiamo dato spazio. Poi se lo sono anche preso in maniera forse magari fin troppo esagerato allo spazio. Esatto. ma comunque c'era quello spazio, c'era lo spazio alle donne, c'era lo spazio. Veniva dato spazio a tutti, tutti potevano parlare, raccontare la propria idea di vita. E tornando alla musica, devo dire che a Canale 96 siamo stati anche baciati forse dalla fortuna, ma come credo in tante altre radio, anche sulla bocca. Ma Virgilio Savona e la Lucia Mannucci del Quartetto Cetra, che magari a voi faranno schifo, però a Canale 96 sono venuti gratis, umilmente, ed erano ancora il Quartetto Cetra perché erano ancora in vita, a raccontare fiabe per i bambini. Vi assicuro che è una cosa che ho ancora la pelle d'oca solamente a pensarci. Michele Straniero, un intellettuale colossale, mandato via dalla RAI, estromesso dalla RAI per suoi problemi sessuali, inutile raccontare, cioè per problemi l'abbiamo raccolto noi, raccolto è bruttissimo come parola, ma insomma l'abbiamo preso noi e con lui abbiamo fatto un percorso colossale, cioè di ricerca sulla musica popolare, sulla quotidianità, ma anche sulla musica. E tutta questa gente, ma adesso sto citando questi due, ma ce n'è veramente a miglia. A noi, potete immaginare, a noi ventenni, ma anche un po' ignoranti, trovarci di fronte a questa gente, piuttosto che, non so, Lombardi del PSI che si faceva 5 piani di scala a piedi, arrivava ansimante. Si rifaceva sulle spalle dei nostri. E lo portavamo sulle spalle, ma anche Marco Ferreri e tante altre gente. E, insomma, è stato un mondo, ma questo parlo della radio, ma in qualsiasi altra radio sono passati, per noi era una scoperta quotidiana ed era bellissimo. Devo dire, e chiudo, che fare una web radio ha gli stessi problemi economici come abbiamo detto prima, però al tempo stesso riusciamo a toccare un'Italia che non ci viene mai raccontata, che non ci... oramai non ci viene più raccontata, l'Italia che si fida, l'Italia che non ha paura, l'Italia che va avanti, l'Italia che accoglie, l'Italia che condivide. In questo caso poi per noi è anche più semplice perché è una radio che parla di cammini, di movimento lento, di mobilità dolce, quindi gente sulla strada, gente che cammina, gente che va in bicicletta, gente che va a cavallo, eccetera, eccetera, gente che si mette in giro per il mondo e noi raccontiamo ogni giorno questa cosa. Certo, il problema è trovarci, reperirci, perché devi avere un collegamento, un telefono, devi avere un computer, trovarci e andare a ascoltarci. Al momento è ancora poco. L'ascolto non è enorme. Funziona tantissimo sui podcast invece, e questa è la cosa bella, perché oramai siamo arrivati a 850.000 persone che ascoltano, scaricano, è la cosa fantastica da tutto il mondo, per cui... E riesci anche a vedere da città a città tramite internet da dove ti ascoltano e cosa fai. Cioè, questa cosa, questo discorso che sto proprio non sto buttando sentimento e non emozione, no? Che mi fa venire in mente una cosa che ho fatto ai tempi ancora con Canale 96 assieme al signore qui sopra che chiamerei sul palco, Riccardo Piferi, grande direttore, sì, magari si fa. Passo dalle scale magari. Va bene. Di quando a un certo punto. Vieni qua. Di quando a un certo punto Canale 96 trasmetteva sui 96, sulla frequenza di 96. A un certo punto un giorno cominciamo a sentire che non si ascolta più in alcune zone della città, diciamo, ma cosa succede? C'era una radio che ci copriva,
e le radio erano a quel tempo erano 4-5 se non sbaglio, per cui ho detto, cazzo, come chi è che ci viene proprio addosso? Andiamo a cercare chi è. Allora abbiamo armato una macchina, una Dian, questo era il sabato di carnevale, con un dipolo, un freddo della Madonna peraltro, un'antenna direzionale, e abbiamo cominciato a girare la città con questa Dian, che con questa Dian aperta ovviamente, con un'antenna della Madonna grossa così, che veniva fuori e che io giravo a destra, a sinistra, eccetera. Il guidatore guidava. Rilevavamo il segnale proprio a orecchio, nel senso che quando si sentiva bene, diciamo, qui, insomma, alla fine non la facciamo lunga. No, beh, no, diciamo anche che ci ha fermato i vigili. No, ma è carnevale, siamo in giro apposta per carnevale. Abbiamo improvvisato. Sì, sì, no, ma... con poi, dentro uno con tutte le macchinette che cercava di, sì, di girare le cose, e alla fine era sul tetto del palazzo della regione, il palazzo della BP, era Riffeser, cognato di Monti, Radio Gamma, che pensò bene di andarci addosso, cioè, e... allora tutti noi cercavamo un tetto alto, mentre nella vita abbiamo cercato il monolocale a casa, noi della radio cercavamo un tetto alto, qualsiasi cosa purché fosse in alto. Visto che mi hanno dato la parola, sarò sintetico, cosa che loro non hanno ancora imparato. Direi una, sono state dette tante cose. Un'altra cosa importante che hanno fatto le radio libere, chiamiamole così, è stato trasformare professionalmente le figure professionali. Cioè, eravamo giornalisti, tecnici, montatori e conduttori, tutto in una stessa persona, no? E questo, certo, potrà sembrare un handicap, ma in realtà ci dava un'agilità pazzesca nel fare le cose. Quando siamo andati al terremoto, anche io e Alberto in Friuli, eravamo al concerto, cioè, la sera a Milano c'era il concerto di Guccini che avevamo organizzato noi. Durante il concerto si sentì della scossa, io e lui siamo subito partiti, siamo arrivati in Friuli prima della RAI addirittura. E lì, come dicevi tu, questo il cronista corsaro, come eravamo, tu appunto potevi solo registrare le cose, però quello che avevamo era l'emozione. Io dico la verità, allora avevo 21-22 anni, non avevo mai visto un morto in vita mia. Di colpo mi sono trovato di fronte a 200 bare aperte con dei corpi in condizioni disperate, eccetera, e ho provato a raccontare quello che i miei occhi vedevano. Ed è diverso dal servizio di un giornalista che è abituato a dare dei tempi, delle cose, e soprattutto a dimenticarsi delle emozioni, perché veniva considerato una cosa negativa. La differenza era questa, era un giornalismo partecipato, a volte anche troppo, no? Però abbiamo cambiato questa cosa e la gente, cioè, riusciamo a fare quello che adesso dovrebbe fare il PC, stavamo in mezzo alla gente, il PD, stavamo in mezzo alla gente, io e Alberto, che siamo stati ospitati per dormire in una tenda di una casa di persone normali, a parlare con loro, a parlare con i vicini, insomma, proprio con la gente, abbiamo scoperto che esisteva una registrazione del terremoto che un ragazzo stava facendo la copia su cassetta da disco di un pezzo dei Pink Floyd, e in quel momento è arrivata la scossa, si è sentito tutto la testina che saltava sul disco, la spina che si staccava, il registratore che restava, ed è una testimonianza pazzesca di che cos'è, no? E lì è proprio, non dico stata fortuna, ma anche il fatto di essere in mezzo alla gente. Potrei farmi mille e più esempi di questo. L'altra cosa, vai. Andò in Rai, quella cosa, G1 fu lo spunto. Sì, diciamo la verità, gliel'abbiamo venduto. Bisognava vivere, ragazzi.
No, potevamo vivere con i panini con su scritto PSI che, sono, che abbiamo visto, veramente, li abbiamo visti. Sì, sì, durante il terremoto arrivava di tutto, camion, cose, eccetera. Viveri, insomma, arriva tutto, è arrivato anche un camion di panini con su scritto PSI. Eh? Non so, non lo so. Però c'era un PSI forte in Friuli Venezia Giulia, quindi... Vabbè, io credo di avermi... cioè, potremmo raccontarvi migliaia di cose, ma... comunque, era... quello che ha detto Alberto è molto vero. Ci siamo veramente divertiti. E abbiamo cominciato giocando, poi abbiamo cominciato a crederci tutti quanti. E devo dire che è un'esperienza che ci ha formato. Tutti noi facciamo qualcosa che ha a che fare con questo. Io dopo un anno già lavoravo in Rai col terzo in Radio 3, insomma, e tutto quello che avevo imparato l'ho portato lì e cominciavamo a entrare tutti in questo mondo in un modo, se non rivoluzionario, un po' riformista sicuramente. Grazie. È chiaro che noi raccontiamo come se fossimo dentro un film neorealista, il titolo a Marcord è perfetto, eccetera. Io da tempo ho smesso di pensare che questa cosa che noi raccontiamo serva al giorno d'oggi, per esempio, trasformare qualcosa nella testa di una serie di ragazzi che vorrebbero fare questo mestiere, ma non è per colpa dei ragazzi, è per colpa sostanzialmente di come la società si è trasformata, perché l'aspetto migliore sicuramente è poter fare una radio come la descriveva prima Alberto, una web radio, eccetera. Cioè, l'aspetto migliore è certamente la modernità. Però il problema è che noi che cercavamo soldi a destra e a manca era per mantenere la libertà. Oggi è esattamente il contrario, si fa una radio e una televisione per fare un sacco di soldi, perché la pubblicità ha bisogno della comunicazione. Scusatemi, le aziende, il mondo del consumo hanno bisogno della comunicazione. Quindi vedete che sono proprio due mondi che non si potranno assolutamente incontrare. Quindi mettiamo una pietra trombale su tutta quella che è la speranza, e invece facciamo un ragionamento che secondo me nel libro è presente e che dice che probabilmente invece le nostre esperienze, ancorché essere pensionati, non nel mio caso, ma insomma è un modo di dire ancien regime, diciamo, e, potrebbe in qualche maniera ancora oggi invece, quindi contraddicendo l'incipit del mio discorso, servire se affrontato, no, ora ci vuole il termine, politicamente. Cioè, noi siamo tutti qui che analizziamo l'uscita delle sardine, chi sta su Facebook, in rete, eccetera, vede centinaia, migliaia di commenti. Apro parentesi, poi noi abbiamo il gusto della negatività, per cui non si capisce perché ci lamentiamo alla mattina col caffè che non succede mai un cazzo, quando succede qualcosa è sicuramente una stronzata. Ecco, io questa roba qua proprio a me non mi appartiene, come non mi appartenevano ragionamenti tipo dovevamo mettere un disco e bisognava decidere se si poteva passare il disco o no, ma vaffanculo, cioè, ti ricordi? Cioè, ma... per colpa di questa cosa, sì. Io ho letto Selena 30 anni. Vabbè, io mi ricordo di essere andato da Fiorucci di nascosto, ne avevo 21, e sembrava una roba che tu come sei andato da Fiorucci? Eh sì, cazzo, meno male che poi sono diventato amico di Fiorucci, perché mi ha aperto veramente un mondo. Ma ecco, io quello che volevo dire è che in presenza di questo genere di cose, se c'è una roba di cui io sento la necessità, è proprio quell'apertura che invece noi comunque in un certo senso avevamo, che era determinata dalla curiosità e anche se ideologizzati da una forma di accoglienza che oggi non c'è, nel senso che
Quando noi parliamo, io lo so che Daniele sperava che io raccontassi tutte le robe, le storie dei concerti, perché quello era il mio mestiere. Ancora un biglietto di Bob Marley in tavola. Vorrei che tu me lo rimborsassi. Ah, va bene. pensate, perché allora ora ci vuole invece un racconto. Quando facemmo il concerto di Marley, tutti, vabbè, a parte che non poteva passare nella testa il concetto che si lavorasse a gratis, perché noi lavoravamo per la radio, cioè sia fare giornaliste che fare i concerti, che fare le cose, cioè io addirittura spendevo un inferno di soldi, ma perché li guadagnavo facendo i concerti, non per la radio, facevo le tournée dei cantanti, facevo quelle cose lì, i soldi che guadagnavo li mettevo a comprare. Come dire, però una cosa interessante, tutti sono convinti che noi abbiamo fatto i soldi con Marley. Noi abbiamo perso 28 milioni nel concerto di Milano e nel concerto di Torino, strapieni, abbiamo perso 28 milioni che ce li siamo divisi io e la Madina Ricordi, perché allora guadagnavamo tanti soldi. Va bene, morale della favola, perché è successo questo? Perché Autonomia Operaia e gli autonomi hanno chiuso nel loro ufficio il manager Mamone. Gli hanno dato due pizze dicendo: queste sono le prime due delle 2000 che ti arrivano se non ci dai 10.000 biglietti per finanziare l'autonomia. Cioè era il nostro break even. Poi oltre ai 10.000 biglietti si sono venduti i biglietti del servizio d'ordine che veniva sempre dai movimenti politici, e questi passavano i cancelli e alla fine abbiamo rimesso un inferno di cristallo di soldi quando invece pensavamo di aver guadagnato. Ecco, queste sono invece storie di vita vera. Ricordo perfettamente una battaglia. Eh sì, perché poi diciamo la verità, ci picchiavamo, nel senso che non è che purtroppo la vita era dura, e vabbè, e poi appunto ci picchiava anche la polizia. Poi abbiamo inventato il servizio d'ordine. Sì, e quella sera si inventò il servizio d'ordine. Comunque, ecco, tornando, perché accolgo anche la richiesta di essere molto stringati, diciamo che secondo me l'osservazione più interessante è quella che ha fatto Riccardo sul concetto di professionalità. Cioè oggi potremmo citare, così come Michele Straniero, i grandi intellettuali che sono passati, io comunque voglio citare, perché me l'hai fatto venire in mente tu, Claudio Rocchi, che era con noi sempre disponibile, contento, allegro, tutti gli Hare Krishna per esempio. No, ragazzi, Claudio era sempre contento e allegro, era proprio uno, anzi, infatti a lui gli ha fatto bene questa storia, diventare Hare Krishna. Cioè. Detto questo, dicevo, appunto, citare tutta questa partecipazione, però la cosa che mi colpisce di più ancora oggi è, guardando la televisione, sì, ma quel giornalista lì stava con noi, guardando il nuovo direttore di un giornale, ah, come, ma lui era il nostro corrispettivo a Napoli. Ma... ah beh, c'è, cioè, chiaro, Michele Cocuzza era un... è nostro. Sì, era di Radio Popolare. Ecco, io invece, questo qui è un patrimonio a cui, al di là di Cocuzza che ci sta sputtanando, però non volevo. È un mio amico, lo posso fare perché è un mio amico, caro amico. E la cosa mi ha colpito molto, ma non solo per i giornalisti, e chiudo, tutti quelli, quasi tutti quelli che organizzano la musica, comunque sicuramente i due manager più importanti d'Italia, che controllano quasi il 100% del mercato, vengono da lì, vengono dalle radio, vengono dai vari movimenti, eccetera eccetera, per cui insomma alla fine qualcosina in Italia abbiamo contato e contiamo ancora oggi dal punto di vista. Poi c'è la nostra incapacità tutta italiana del non essere capaci di fare lobby, ma questo è un capitolo che apriremo in un altro momento. Grazie. Adesso dirò due cose che avrei voluto e dovuto scrivere nel libro di Daniele, che mi aveva chiesto, perché in questo momento sono tutti dall'altra parte, no? Però come diceva il mio vecchio amico Pugnetti,
che ricordiamo sempre in varie, a Roma, quando lui era a Roma, una volta abbiamo fatto un concerto per forse l'Avanguardia Operaia, proprio allora, o era 96, in una piazza di Roma con un pianoforte, che questo qua è uno Steinway, in rapporto alla pianola che mi ha portato quei tasti colorati che si usavano allora, il farfisino, e io in mezzo a questa piazza di Borgata, poi era un quartiere di quelli belli tosti, ho suonato da solo, e alla fine lui è venuto e mi ha detto: ah, Liguori, e mi ha dato una scatola da scarpe con le monetine dentro. E lì è stato proprio il mio massimo o minimo, però almeno mi ha pagato, perché poi, come dicevano prima, però devo dire, dall'altra parte, cioè lui ha detto quello che le radio hanno, cioè quello che i musicisti facevano per le radio, no? Cioè i musicisti come me, ma anche con tanti altri, facevano i concerti gratis e soprattutto poi intervenivano anche le radio, facevano le trasmissioni. È stato il primo momento in cui i musicisti hanno parlato, perché prima delle radio libere, se parliamo di jazz, poi vabbè, c'era un autismo, un mutismo, cioè una cosa, cioè nessun jazzista avevi mai sentito la voce, non l'avevi neanche sentito suonare alla Rai, no? Però anche se avevi sentito suonare, invece quello con le radio libere e coi concerti, diciamo, perché poi le due cose sono andate insieme, circuito alternativo, le radio libere e i gruppi politici, no? Sono partiti tutti insieme, diciamo, dal 72-73 e poi fino alla fine degli anni 70, per cui il musicista si trovava anche a parlare e allora doveva dire qualche cosa. Nel jazz, diciamo, un musicista che è subito diventato dei nostri era stato Giorgio Gaslini, che voi vi ricorderete. Io sono venuto un po' a coda, diciamo, perché io da ragazzino, Gaslini era più grande, Gaslini era già un musicista fatto, famoso, aveva fatto le musiche di Antonioni, eccetera, ed si è occupato di questo famoso circuito che stava nascendo. Io che ero un giovane mi sono trovato, e qui vengo alla risposta, quello che le radio hanno fatto per i musicisti. Perché io, se ho fatto una certa carriera, ho potuto dire quello che volevo, ho potuto suonare quello che poi ho suonato, l'ho fatto anche perché c'era questo circuito. Io mi sono trovato dal 72, io parlo del jazz, però si potrebbe anche fare il rapporto col rock e la musica progressiva, però col jazz io mi sono trovato dal 72 al Teatro San Calimero a Milano con 25 spettatori, all'anno dopo alla Statale con 2000 ragazzi, ecco, per cui lì ci siamo confrontati. Diciamo che poi erano concerti dove magari non prendevamo tanti soldi, questo per non fare il solito pianto dei musicisti, ecco, io sono uno che ringrazia sempre la musica e le scelte che ha fatto, però io ogni volta che facevo un concerto alla Statale di Milano venivano almeno 20 ragazzi, giovani, compagni, qualcuno anche in sala, e dicevano: ah, Liguori, vorreste suonare a Cinisello, a Roma, quella. Per cui si era creato un circuito dove i musicisti come me ci hanno vissuto, in effetti. E parliamoci chiaro, anche musicisti come Stormy Six, Iaria, la PFM aveva già... Però diciamo che, insomma, si sono fatti le radio dovevano trasmettere qualcosa di diverso dalla Rai, e allora ricorrevano a noi, ricorrevano anche al jazz, e ricorrevano al rock impegnato, i cantautori politici. Cioè, parliamoci chiaro, i cantautori, io nel 73 forse a Roma al Folk Studio c'era De Gregori, Venditti e poi è arrivato anche Lucio Dalla. Sì, avevano 50-80 persone. Il loro successo discografico si è legato alle radio libere, ecco, per cui diciamo che siamo noi che dobbiamo ringraziare in effetti le radio, e anche il fatto che poi si è creato un circuito, eccetera. E poi, dicevo, l'altra cosa importante è stata che finalmente i musicisti potevano dire la loro, cioè potevano dire come la pensavano. Io mi ricordo, e poi c'era questa cosa molto giovanile che dicevamo prima, che uno si trovava a 22 anni magari a contatto
con un musicista o un critico o un giornalista o uno scrittore che magari negli anni 60, che io da piccolo vedevo in televisione, ci davamo del tu, e noi con la prosopopea che ci accompagnava avevamo la faccia tosta anche di trattarli da pari a pari. Io mi ricordo il primo concerto che ho fatto dopo la statale, è stato a Reggio Emilia al Teatro Regio. Cioè, io mi sono trovato a 23 anni al Teatro Regio col console del Cile, ho fatto Cile Libero, Cile Rosso, col console del Cile, e poi siamo andati a mangiare. È vero anche che poi un sacco la professionalità si è creata allora, e si è creata non solo per critici e anche un po' per i musicisti, diciamo la verità, perché io venivo dal conservatorio, avevo studiato, avevo le carte in regola, però facendo 20 concerti al mese avevo modo di provare, di testare la mia musica, eccetera. Poi tutto è finito, però appunto noi non rimpiangiamo niente, non rinneghiamo nulla, e ancora adesso, cioè adesso è molto più difficile, perché se adesso un ragazzo esce e fa il musicista, il jazz non se lo fila nessuno. Al limite può andare qualche volta in televisione, a Radio 3, però vanno sempre gli stessi musicisti, poi c'è proprio tutta un'altra logica. Ecco, allora era una logica egualitaria che in effetti ci ha seguito. Bravo, bravo. Allora, sì. Posso dire una cosa? Il tuo concerto sfigato in cui hai ricevuto la scatola da Pugnetti, io e Pugnetti invece ci è andata benissimo, perché organizzava Renzo Rossellini, no? E che era di Radio Città Futura, e ci ospitava a casa sua, e io e Pugnetti abbiamo avuto la fortuna di dormire di fianco a Isabella Rossellini. Sono momenti epici. Allora, continuiamo con le testimonianze, e siamo con Radio Popolare, con Biagio Longo e con Sergio Ferentino. Io a questo punto do il microfono a loro, e poi chiudiamo con Gaetano, con la musica, e dunque non so, faccio le domande, cazzo. Ma c'è niente la domanda, faccio domande. Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire innanzitutto che non faccio domande. Che cazzo volete? Domande o non domande? Vediamo. Mettetevi d'accordo. Ci penserà poi Sergio a interrompere. Combinate una maggioranza e un'opposizione, e poi mi dite se devo fare la domanda. Diciamo che è una bellissima occasione questa, e naturalmente non. Io faccio qualche cosa anche su Facebook raramente, come sa lui, e nella ultima occasione che abbiamo vissuto tutti, del 50esimo anniversario di Piazza Fontana e di tutti gli anni che sono seguiti, ho avuto seri problemi psicologici, mi sono autoanalizzato, non l'ho confessato a nessuno, perché sennò, perché non riuscivo proprio ad avere la dimensione mentale di mezzo secolo, perché io da quel momento non facevo ancora radio, però ero come questi ragazzi, non ero proprio una sardina, mi sembrava un po' più un pesce più pregiato, diciamo, ecco. Eravamo su piazza, io ero una mascotte delle tante che seguivano il branco. Focalizzare mentalmente quello che è stato la dimensione psicologica della mia generazione, della nostra generazione, che ha fatto questa esperienza e che l'ha vissuta con un'intensità sconcertante, cioè che sarebbe da sottoporre a qualche specialista, no? Cose psicanalitiche. Io ricordo, non posso vivere le giornate, le cose, tutto quello che succede, senza avere riferimenti, immagino anche voi, come adesso Riccardo si ricordava il passaggio, il Friuli, ecco. Da un certo punto, da quando è stata fatta radio, ma già prima quando facevamo il movimento che poi è sfociato nella radio,
io ho flash continui nella testa che mi portano la concretezza politica di quei momenti là, che è durata mezzo secolo, perché non è che oggi stiamo parlando di altro. Non voglio dire del perché noi abbiamo fatto questa esperienza, perché sarebbe troppo lungo anche soltanto citare per titoli gli argomenti che dovremmo sfiorare, no? Le radio, non tutte le radio erano uguali, le radio libere, c'erano le radio libere, sicuramente non tutte libere, ma non tutte erano radio libere di movimento. Tra Radio Alice e Radio Biella Futura c'era una differenza enorme, non parliamo poi, ma la stessa Milano, tra quelle che trainava il tutto, no? Aveva tutto lo spettro possibile della comunicazione attraverso un mezzo nuovo. Non è vero che fosse nuovo, non è vero che era nuovo la radio. La radio è stata inventata da Marconi subito dopo le scoperte di Marconi, e fu all'inizio vista come un'enorme scoperta di un megafono infinito, di un megafono potenzialmente infinito, in cui dietro c'era uno e gli altri erano nessuno, a cui arrivava dall'alto al basso quello che era la voce casualmente di due dei più grandi dittatori, diciamo, di questo secolo da noi, no? E che abbiamo fatto scuola di radio, di radiofonia, di comunicazione politica attraverso un nuovo mezzo rovesciato rispetto a quello che era il bisogno di tutto quello che si fino allora considerava comunicazione, cioè comunicare tra me e lui, tra me, cioè tra di noi, orizzontale, non verticale, no? Noi una delle parole d'ordine che dicevamo, più importante che trasmettere è ricevere, no? più importante che ricevere è trasmettere alla radio, una delle prime frasi che veniva dopo le letture varie. Però sono tutte cose che non possiamo approfondire, ma vi dico di più, ma una cosa che ha detto all'inizio Daniele, che sembra una roba così, no? Perché non abbiamo tenuto le cassette? Perché non c'è niente di ordinato di tutto questo fenomeno che è stato un decennio? Ma non è un problema tecnico, noi l'abbiamo vissuto come tecnico, quella cassetta famosa che diceva della sparatoria lì in Via degli Amicis, io l'ho avuta tra le mani e Agostino, mentre parlavo l'importanza di quello, doveva registrare una telefonata, mi ha preso la cassetta di mano, l'ha messa dentro e l'ha registrato sopra. Cioè, ma queste sono barzellette, diciamo, rispetto, no, alla nostra esperienza, ma storicamente, politicamente, cosa vuol dire non aver considerato l'importanza di quell'esperienza lì, no? Che oggi non si può ripetere, adesso che noi non finiremo questo giro delle radio non si saprà neanche più che cosa sono, non è lontano il momento, no? Perché dico questo? Vi voglio solo far pensare la potenza di un archivio, no? A proposito di questa mia malattia mentale, adesso non riuscivo a fare gli auguri di Capodanno perché mi veniva in mente tra il 19 e l'anno 20 il passaggio, no? Tra il 19 e l'anno 20. È una canzone che cantavamo nel movimento nel 69. Che canzone è? Vedi? È una canzone della memoria, però. È una canzone delle mondine che avevano occupato le fabbriche nel biennio rosso, che nel 1919-1920-21, che era stata ripescata da una tutta rivalutazione dell'Istituto De Martino che aveva fatto a Milano su basi politiche di ricostruzione della memoria di classe, era stata beccata proprio per fortuna, per caso, da Cesare Bermani, e l'aveva riportata nel movimento, e noi la cantavamo, e la cantavano tutti quelli che facevano tra il 19 e l'anno 20, via via la borghesia. Ma io adesso vi posso raccontare, e voi applaudite, un fatto che, diciamo, ha 100 anni di storia, ma di noi non resterà niente di questo fenomeno delle radio.
Allora, cito un'altra cosa, ne devo citare due, cerco di essere sintetico. La professionalizzazione. Alla fine, quando contammo un po', all'incirca più o meno, con il sindacato dei giornalisti, con le cose, erano circa 30.000 ragazzi che, usiamo questa parola, lavoravano nelle radio libere, nel movimento delle radio libere. Cioè, misurate adesso tutti questi discorsi, reddito di cittadinanza, no? Le migliaia, quanti sono e quanti non sono. Ma lì non è solo il problema che trovavano un'occupazione e quindi avevano un'identità sociale, ma entravano in un fuoco di comunicazione pazzesco. Tutti ci siamo formati, la generazione dei comunicatori, diciamo così, no? Altro che navigator, come li chiamano adesso, ha fatto il nervo di tutta la comunicazione e la politica italiana dei successivi 30 anni, no? Anche il rinnovamento della politica è nato anche da lì, tutto è nato da lì, ma nessuno lo sa, nessuno lo dice, nessuno lo ha metabolizzato questo fatto. Ma al di là del punto di vista politico, dal punto di vista tecnico, professionale parlo, c'era gente che ha imparato anche a parlare, si esprimeva, non faccio nomi, ma credetemi sulla parola, un famoso chirurgo mi chiamò, disse: Biagio, guarda, c'è un mio figlio che non parla, non dice niente, puoi provare a metterlo nel gruppo? Cazzo, questo è diventato uno dei più famosi anchorman che abbiamo ancora adesso in Italia, no? Perché c'era una socializzazione della anche capacità di professionalizzarsi, no? E dico di più, l'espressione di sé era considerata senza nessuna ironia, veniva presa per sé, uno che esprimeva un'idea, una compagna che mi ha fatto piacere ritrovare al primo momento alla prima presentazione, perché qui siamo tutti maschi, non so se ne siete accorti, e questo è l'unico, forse è l'unico problema di questo movimento, però rispecchiava i tempi. Ha detto una cosa veramente straordinaria che mi ha anche a me dato un lampo, no? Marina l'altra volta ha detto: una delle cose più belle è che non c'era quello che parlava sui dischi, quello che era il conduttore come adesso, no? Che tutti hanno un nome, ma c'eravamo noi, c'era un noi che parlava, nessuno diceva il suo nome e cognome, nessuno. Ho paura della polizia. Era già un fatto importante, perché era un grande movimento. E finisco qui con la professionalizzazione. La forma delle radio, che cosa resta? Io qui adesso, visto che siete anche così tanti e siamo all'Ampi, no? Devo anche chiedervi un gesto così di omaggio a uno che per noi è stato più che maestro, amico e compagno, Piero Scaramucci, che ma non perché è stato il mio maestro, il mio direttore, il primo direttore di Radio Popolare, di tutti noi, ma perché Piero, la radio di Piero non esiste più, Piero aveva fatto un'intuizione che non è stata ancora oggi, che è alla base dell'esistenza ancora di Radio Popolare, ma che non è stata ancora oggi compresa, politicamente ignorata, e peccato, perché se si risolvesse potrebbe mantenere ancora qualche cosa di futuro. A che cosa mi riferisco? Ma alla realtà della comunicazione politica di oggi, al cuore dei problemi politici di oggi, alla composizione dei governi, al rapporto tra partiti, al rapporto tra partiti tutti insieme e diciamo cittadinanza attiva, chiamiamola così. Di ieri l'ammissione che il Consiglio di amministrazione della RAI non riusciva a trovare un equilibrio, un riequilibrio sul nuovo governo per fare le nomine di tutta la RAI, 80 nomine. No? Di direttore, e
si chiama lottizzazione, si chiama... è una cosa funzionale, perché ogni ricambio politico è giusto che ci sia un ricambio di gestione, sembrerebbe, no? Sembrava. Piero di questo, che veniva dalla RAI, aveva capito già allora che bisogna costruire anche la proprietà pubblica, veramente pubblica, dei mezzi di comunicazione. Cioè la radio, quella radio, doveva essere degli ascoltatori e doveva rappresentare l'insieme delle forze politiche. Qui abbiamo parlato noi delle radio, no? In realtà noi non è che siamo radioattori, non è che siamo nati come radioattori, siamo nati come un militante dell'MS, un militante di AO, un militante di, poi di DP, poi di Lotta Continua, e ognuno aveva la sua radio. Piero capì che non andavamo da nessuna parte così, dovevamo fare una radio che esprimesse un altro pensiero, un'altra politica, un'altra esigenza rispetto a quello che era la gestione autoritaria, partitica, che è ancora oggi. E ancora oggi è questo il problema, purtroppo. Dico purtroppo perché vuol dire che... E oggi è più complicato, peraltro, perché mentre prima noi siamo stati l'ultima, credo, di non sbagliarmi, poi penseranno gli storici qua, gli specialisti, a verificare questa affermazione, ma penso di essere stato l'ultimo dei movimenti collettivi, veramente collettivi, che ci sono stati nel nostro paese. Oggi c'è una atomizzazione della comunicazione, cioè il fatto che prima, 100 anni fa, con Meucci è stato fondato il telefono per parlare tra uno che era qui e un altro che era in America, cioè tra due persone. Oggi siamo io e lui guarda il suo telefonino mentre facevo il discorso e l'altro pure si guarda lì e meno mi ascolta nessuno. Questa è la realtà a cui siamo arrivati, che è una grandissima anche occasione, oserei dire, per l'umanità, ma che non c'entra più niente. Oggi quello che noi abbiamo avuto fino, diciamo, al nostro movimento, a questi anni, no? Abbiamo avuto una cesura proprio storica di 200-300 anni che dentro c'è la composizione di classe, il movimento lavoratori, gli operai, l'industria, c'è stata una roba che è cresciuta, pum, è finita, nel senso che non è più una continuazione con tutte le trasformazioni che vogliamo, no, c'è proprio un salto di civiltà. La società digitale, che io ho la fortuna anche di vivere, lo vedo come una fortuna, anche se mi fa spavento, perché mai avrei mai immaginato quando faceva per noi la radio libera, era già la libertà piena, la felicità e tutto, no? La musica, stare insieme, trovare ragazze dappertutto, idem per le ragazze, trovare compagnia, eccetera. Adesso sì, è ancora così, ma è un'altra cosa, nel senso che mentre prima noi ancora sapevamo distinguere noi e gli altri, noi e il potere, oggi noi con questo meccanismo di diffusione e di atomizzazione siamo né più e nemmeno che degli terminali di un controllo generale. Orwell fa ridere, è una roba di fumetti rispetto a quello che oggi, come sapete, riescono a fare con il meccanismo che abbiamo tutti nelle nostre tasche. Cioè, quante volte andiamo al gabinetto, chi vediamo, dove siamo, quante volte prendiamo il tram, eccetera, eccetera. Bellissimo, però il fatto che io attraverso questo sistema non riesco più e ho più difficoltà di 30 anni e 40 anni fa, quando c'erano le radio e il periodo che diceva a costruire contropotere, a costruire unità, come le chiamiamo, delle fragilità, perché adesso fa schifo già dire degli sfruttati, delle cose, degli operai, non c'è niente. Non c'è più questa possibilità, secondo me, e questo il cuore dell'esperienza delle radio libere, almeno in Italia, ma penso anche in Francia e anche in altre parti, perché più o meno le dinamiche sono state uguali. E non sta a noi, noi non siamo gli ultimi in grado di valutarci, di dire che cosa è stato e quanto è pesato, se sono buono o no, non lo so,
ma credo che in futuro verrà sicuramente letto in questa maniera. Grazie. Grazie Riccardo, ti ho detto che è vero le cose che ha detto Biagio. Questa è G6, no? Adesso la sintesi qua ormai è andata da qualche parte. Quando Moretti disse no il dibattito, no, pensavo... Puoi stare zitto ogni tanto, no? No, così, senza problemi. Di aprirti la strada. No, no. Ovviamente dopo la teoria di Biagio, che vola sempre molto alto, e da dove ricordargli che anche quando non c'erano i cellulari non lo ascoltavamo, però a parte questo, no? No, non è vero, anzi, è stato, come dire, un punto di riferimento per molti, sicuramente per me, perché mi ha trascinato anche all'interno di Radio Popolare, quindi devo dire, da questo punto di vista qua, è stato sicuramente un punto importante. In realtà sul tavolo sono state messe tante cose, che per motivi vari mi sono trovato in maniera sconsiderata. Questo, noi stiamo parlando del mondo della comunicazione, pensate al mondo dell'università che mi chiede da 20 anni di insegnare, quindi, quindi diventa ancora più drammatico. Insegnare queste cose è una cosa particolarmente complessa. Era già complessa 20 anni fa quando eravamo vicini, no? Cioè, c'erano gli studenti all'università che dicevi delle cose, dicevano, no, per esempio, il mostro in prima pagina, la comunicazione, le fake, no? Queste robe qua, Valpreda, qua e là. Valpreda, e nessuno sapeva chi era Valpreda, ecco, quindi questo è il problema, no? Di fronte, figuriamoci adesso quando cominciamo a parlare del, no, Valpreda, chi è, dov'è, cos'è, dove suonava, in che gruppo era, no? Ecco, quindi questo per dire il problema di quello che poi rimarrà, no? di questi famosi anni che abbiamo attraversato. Questo è il grande dramma, pensa che la prima volta che l'abbiamo affrontato è stato affrontato per esempio nell'83 ed era appena nato il movimento, però siccome c'era una roba particolarmente pallosa, cioè l'Arcileid, che nessuno sa che cos'è, la Leid, Arci lo sappiamo, la Leid, nessuno sa, Lega Emittenti Indipendenti Democratiche. Io non ho mai capito se era Lega Emittenti Indipendenti Democratiche o Informazioni Democratiche, questo per darvi un'idea. E dove per la prima volta, no, ci siamo incrociati con quelli di Radio Città, andavamo con Bruno Sofia a fare questa della segreteria nazionale, e c'erano 136 radio di movimento, di informazione, quello che... E lì si poneva già il problema. Lì ci si poneva già il problema di dove mettere questa memoria, dove mettere queste cose che sono state raccolte, no? Che sono state fatte soprattutto. E questo è il problema. In questo caso, se vogliamo rientrare tra le bellissime cose che hai detto, che a me preme, è quello di riuscire a immaginare un luogo dove allora non c'era possibilità di immaginarlo, perché immaginare la memoria di 130 radio, e che allora ne erano già molte altre 200-300 di radio, tra virgolette, libere, quindi stiamo parlando dell'80. Quella memoria era una cosa che è sempre stata un'ossessione, perché la gente non sa, i giovani non sanno, ma anche i vecchi o anche quelli che vogliono riascoltare quelle cose non riescono a trovarle, non si sa dove sono, non si sa perché sono sparite. Per Radio Popolare questa è stata la cosa più normale, noi la cassetta veniva riciclata qualcosa come 20-30 volte, cioè, quindi per noi non era, cioè, per noi era assolutamente la cosa più, cioè perdere la memoria era la cosa più normale. Io poi mi sono trovato a fare i decennali, ventennali, trentennali, e poco per volta quando trovavo del materiale li portavo via, no? Cioè cominciavo a nascondere, cioè portavo proprio via da Radio Popolare il materiale, no? Alcune cose, perché sennò si perdevano, non c'erano gli spazi, non c'erano i luoghi, non c'era. Ora, quella memoria è una cosa importante, è una cosa, non dico determinante, ma è una cosa che lascia veramente poi il segno. Io tra l'altro molte delle,
sono uno di quelli che non ascolta mai le cose che ha fatto, quindi, però io sto in casa mia, solo di robe mie, ci avrò qualcosa come 3.000 cassette soltanto, no? Passport, 30 anni, borderline, una serie di cose, che in realtà alcune le vorrei veramente riascoltare, ci sono dei momenti che sono veramente belli da fare riascoltare. Bob Marley, per esempio, visto che l'abbiamo citato, c'è una delle ricostruzioni, secondo me, più interessanti, no? Di tecnica radiofonica. La differita, no? Che avevamo fatto a Bob Marley era un capolavoro assoluto. Marina Terragni, Fabio Terragni, Gino Ferranti, tutta la Terragni. No, erano solo due e poche altre persone che però riuscivano a dare la sensazione, cioè riascoltare quel momento. Si può riascoltare anche tra 30 anni quella cassetta, che sarà sempre un momento emozionante riascoltarlo. Sarà, è come rientrare di nuovo in quel modo. Quello era, a proposito di professionalità, quella era la professionalità che riuscivamo a fare all'interno della radio. Io faccio ascoltare una cassetta ai ragazzi in cui ci sono gli scontri per un centro sociale a Zurigo. Oh cazzo, a Zurigo ci sono centri sociali. Ebbene sì. Come no? Primi anni 80. Primi anni 80. E che scontri, botte da orgere, inseguimenti, candelotti, polizia, con questo redattore che scappava come un matto, queste cose qua, si stanno caricando, senti, bam, 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 tutta la diretta degli scontri, i pestaggi della polizia, questi che urlavano, tutte queste cose qua, era Michele Cocuzza che ha fatto questo, un capolavoro assoluto di radiofonia, non sto scherzando, è un capolavoro assoluto da questo punto di vista. Che riascoltarlo, la capacità che c'era in quel momento di trasportare all'interno di un momento che era talmente distante, ma trasportarci tutti quanti in quella situazione, era una tecnica che noi avevamo sperimentato, provato, non sapevamo, questo è un elemento importante, noi non sapevamo cosa stavamo facendo, noi non sapevamo. Ribadisco, se non ci fosse stato poi un articolo di Omar Calabrese su Il Corriere che mi spiegava che cosa stavo facendo con Bar Sport, io non me ne ero neanche accorto che stavo facendo, tra l'altro, una roba teorica, super, cioè una super, cioè, tecnicamente una super cazzola, però detto, vorrei usare termini che non inappropriati, però detto questo, però noi non sapevamo, facevamo la notturna, per noi tipo, un po' diventava normale, no? Dare il tu e al mattino dare il voi, no? Poi c'è stato cominciato a teorizzare. No, lei, voi, ascoltatori, noi ci davamo il tu. Ma la sera c'era questa notte in cui facevamo tutte le sperimentazioni possibili e immaginabili, no? Dentro in questo passaggio, dove alcune sperimentazioni erano anche un po' eccessive, giusto Cagliari, se ben ricordo, no? Alcune notturne che. Cagliari era fantastico, perché un giorno non sapeva, Cagliari è un mito, una leggenda. Paolo Cagliari. Esatto. Se ben ricordo, non so, tu una volta hai lasciato, andavi via, hai lasciato il microfono tirato sul meteo di Tokyo, qualcosa del genere, è andato tutta la notte, no? Sì, dopodiché ci siamo tagliati le vene per dei mesi per cercare di pagare la bolletta, ma a parte. Ma questo è un altro discorso, no? Cioè, che non vogliamo. Perché lì era grande sperimentazione, non è che stiamo facendo la radiofonia spicciola, capito? Cioè, queste robe un po' così. Allora, detto questo, in maniera molto, molto più semplice. Primo, non sapevamo cosa stavamo facendo, quindi dovete perdonarci per quelli che facciamo. Secondo, non è mai stata così, è una grande epopea. È una grandissima rottura di coglioni, scusate, però ci si divertiva, cioè c'erano dei momenti che valeva la pena per andare avanti per altri sei mesi, non è così romantica come esce fuori, era però una cosa molto molto interessante, noi avevamo chiaro un elemento che in quel momento lì era sicuramente il luogo dove c'era il massimo, dove c'era il più alto livello di elaborazione. Biagio, aiutami nel ricordo, ma quando noi dicemmo in onda
Jaruzelski, il colpo di stato di Jaruzelski, lunedì riunione di redazione, ci tiravano le fiondate con le biglie di ferro, le biglie dentro la redazione, no? Cioè con tutti per terra, perché non è che erano i fascisti in quel caso, perché avevano dato a Jaruzelski del golpista questa cosa, cioè. Però in quel momento non c'era nessuno di sinistra che si permetteva di dare un chiaro elemento, cioè l'elaborazione che si doveva fare era rapida, veloce, bisognava tentare l'impossibile per riuscire a tirare fuori una sintesi, a dire delle cose che era complessissimo, tra l'altro, dovete immaginare, come era il discorso, no? Berlinguer, il compagno Berlinguer. Che cazzo di compagno è Berlinguer? Oh, venduto, ho fatto Democrazia Cristiana. Vabbè, non è il compagno. Il segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer, venduti. Non c'era Enrico Berlinguer, cioè, volevano dire, cioè, era sempre così, c'era sempre. Sto parlando di Berlinguer per dire appunto una cosa che adesso voglio dire. Potrebbe unire, non so, cioè anche Casini, non so, quindi, no, in questo passaggio, che tra l'altro è del PD, voglio dire, è un deputato del PD, voglio dire. Allora, cioè, la sensazione di essere, sì, molto a volte a raccontare, ed era essere alla finestra a raccontare queste cose, ma in quel momento la finestra era proprio, quello che accadeva era di sotto. Accadeva proprio qui sotto e noi potevamo raccontarlo con quello che potevamo fare. Biagio aveva una grandissima capacità, e devo dire che è stata una delle cose che mi ha sempre all'inizio stupito, e poi dopo, ho fatto un tesoro di queste indicazioni. Ovviamente dentro Radio Popolare succedeva di tutto, cioè non è che odi, amori, passioni, tutte queste cose qua, però lui era la testa di cazzo, quell'altro lì non lo sopporto, quell'altro lì c'è la voce di merda, no? che trasmissione la fa, tutto così, cioè una roba. Però la situazione era che poi c'era un momento in cui si analizzava, c'era la riunione di redazione e si parlava di radio. Si parlava di radio. Questo era, secondo me, l'elemento centrale. Cioè, a un certo punto sì, potevamo prendere il fatto, nel senso di l'evento, uno lo poteva leggere in un modo, l'altro poteva leggere in un altro, oppure un altro che non lo leggeva neanche, riteneva assolutamente inutile affrontarlo, l'altro che scusa, e a un certo punto Biagio arrivava e diceva, bene, come traduciamo tutta questa ricchezza di pensiero all'interno della radio, no? In questo caso qua. No, ma non era un problema di sintesi, era un problema di come traduciamo. Allora, ognuno di loro dovevano inventare una trasmissione cercando di portare avanti anche quella tipo di idea, giusto? Più o meno. Cioè. Per esempio, si parlava se fare parlare anche i fascisti in radio, no? Non era una cosa semplice in quegli anni. Poi Paolo Uta l'ha risolto dicendo, vabbè, mettete i coglioni stasera, c'è qualche fascista che sta ascoltando, chiamate, no? Ha risolto il problema così, ed era tra l'altro la strage di H. Larenzo, dove hanno telefonato i fascisti, dove hanno cominciato a telefonare i fascisti. Però per darvi un'idea della suggestione di tutto questo, io mi ricordo distintamente che allora non ero ancora Radio Popolare, ma io andavo a ascoltare tutte le sere alle 23, se non sbaglio, c'era 10 minuti di collegamento con Teheran, perché c'era la rivoluzione in quel momento, stava arrivando Khomeini, stava andando via lo Shah, e c'era il redattore di Lotta Continua, Carlo Panella, che poi è Biagio Longo, e poi c'era anche stato Adriano Soffri, no? Che aveva fatto questa roba qui, no? E beh, però faceva 10 minuti in cui raccontavano, no? Che cosa stava accadendo. Cioè raccontavano, ma non è che stava facendo le analisi, raccontavano quello che vedevano. C'è questa scena bellissima del camion dove scendono giù questi ragazzini, quelli armati di fucile che erano i Mujahideen del popolo, che poi sono andati a difendere l'università. Cioè, ed era una roba che ha creato una situazione di attesa, di capacità. Ma nessuna, la RAI manco poteva immaginare una cosa del genere, era talmente lontano. Allora,
la nostra capacità di sperimentare, di provare, non c'era nessuno che ci poteva dire che cosa fare. Questo era un elemento fortissimo, questo era un elemento che noi ci aiutava. C'è un ultimo passaggio ovviamente in tutto questo. Se poi facevi schifo non c'era nessuno, non c'erano attenuanti. Cioè se tu facevi una radio e faceva schifo, poi dopo non era ascoltata, non piaceva, beh, siccome non c'erano attenuanti, l'unica attenuante non c'erano i soldi, ma dopo un po' si è scoperto che si possono avere le idee anche senza soldi, in questo passaggio qua, però ecco, quando tu facevi, non c'erano attenuanti, tu avevi c'era il deserto, potevi fare inventare qualsiasi cosa, se avevi idee potevi provarle, se magari andavano male dovevi trarne altre. Trovare un modo per fare tutto questa cosa. Bene, quella è stata veramente una grandissima palestra. È una grandissima palestra che a me, perlomeno, ha insegnato a non dare mai colpe ad altri sui miei fallimenti. Cioè, tutte le volte che c'è una trasmissione che fa schifo, è colpa mia, non è colpa di nessun altro. Cioè, non c'è nessun altro che lo pesca. Ti ringrazio, Piferi. Ti voglio tanto bene. Tra l'altro, Piferi è anche quello che mi ha insegnato anche a fare il teatro, ma radiodrammi, perlomeno a recitare, visto che è stato il regista del primo spettacolo che abbiamo fatto con Lella Costa, con Massimo Ciri come autore, quindi questo ci ha poligato. Direi che vi abbiamo tediato più di tanto, no? Va bene, no? Ti ho visto che li stai bioccando te, Biacchese, ti dico solo questo. Ti ho visto l'occhietto a mezz'asta, eri già lì. Cioè, no, ma infatti, cioè, voglio dire, questo qua possiamo. Daniele. Va bene, allora grazie, Daniele. Grazie a tutti. C'è poco tempo. Daniele. Che c'è? Cagliari. La radio è fatta nel 3000 dopo Cristo, perché siete logorroici. Ma giustamente, ci mancherebbe. Perché se non ci fosse stato questo libro di Daniele, magari tipo Biagio Longo e Mario Giusti non sarebbero insieme. Allora io vi racconto come entrai a Radio Popolare. Era settembre dell'83, mi presentai in quel di Pasteur 7 dicendo: c'è una bellissima, quest'anno c'è una bellissima Biennale Musica di Venezia, qualcuno va? No? Ada e Monica, vieni dal direttore. Ah, ti diano le cassette, no, ho detto, guarda, sono le mie, perché le avevo smanettato quelle cassettacce, proprio quelle che si riciclavano, Sergio, 27 milioni di volte, che erano queste meccaniche veramente. Ho detto, no, io ho quelle al cromo, così, allora vado. Perché? Guardate cosa c'entra quel signore lì. Perché oltre a Bob Marley, tutto quello che c'era, nel 1983 la Biennale Musica di Venezia, era la prima edizione diretta da Carlo Fontana, che poi sarebbe diventato anche sovrintendente della Scala, era divisa in La Scelta Trasgressiva e I Cent'anni di Anton Weber. Forse è stata una delle più belle biennali di tutti i tempi, questo si può dire, anche perché in un colpo solo abbiamo avuto il modo di sentire John Hassell, Anthony Braxton, Joel Chadaby, David Berman, Terry Riley. Io andai, registrai, facevo le dirette pomeriggio, dopodiché iniziò, gli ho detto, ma scusate, voi la notte non fate niente, da novembre dell'83 a maggio 84, tutte le notti, al lunedì al venerdì, in diretta, terminava il GR di mezzanotte e mezza e lì si andava veramente a ruote libera, ma c'è anche Carcara Divisa, Coda Ghost Points, 45esimo parallelo, Orizzonti Verticali Sonori, c'è anche senso. Poi facciamo anche delle cose nonsense, certo, mettevamo il blues dei Rolling Stones insieme a Carmelo Bene. Beh, sì, ma che ci sta a venire, ragazzi, io i nastri ancora, anzi, li passerò tutti a Sergio, ho 2800 nastri, Sergio, se vuoi te li do tutti, cioè così, no? Quindi ti tieni tutti la nastreria Radio Popolare, e le cose anche molto belle, ce lo dicevano, perché ci mandavano anche le letterine, qualcuno che ha scritto vai avanti così, proprio una serie, vai avanti così, e così ci scassi i maroni, però incredibile, Biagio Longo dice subito, sì, dai, fai questa cosa la notte, ma soprattutto quella Biennale Museum, voi andate a vedere, non c'è nulla, io comunque ho tutti i concerti registrati. No, io feci il catalogo. Lo so perfettamente che io ho il catalogo, sì, ci sei, per quello che ti ho. Una biennale splendida, che biennale così non se ne vedono più. Non se ne vedono, non hanno soldi anche loro, no, non hanno soldi. Gli hanno tolto l'incarico, ad altri. Sì, no, ma non hanno, adesso il mio amico Ivan Fedele non ha più neanche per farsi il biglietto da visita. Basta, sto. E l'ultima trasmissione con All'Aprile,
nel luglio 87, in occasione dei 50 anni della nascita della radio, e dalla 1:30 alle 3 del mattino in diretta con una signora anziana che si chiamava Elettra Marconi da Pontecchio. Chiudiamo perché tra poco inizieranno le prove dello spettacolo che c'è questa sera, e quindi chiudiamo con Gaetano Liguori, solo per dirvi che Radio On non è solo un libro, ma è neanche solo una, un progetto, ma è un'idea di una collana che proseguirà sempre in questo modo. L'idea è che i libri purtroppo vendono poco, ma non per colpa degli autori e neanche per colpa degli editori, purtroppo, perché non c'è più nessuno che legge i libri. Basta andare su un treno Milano-Roma e guardare, e si capisce praticamente subito, immediatamente, che cos'è la società, cos'è questa società. Gaetano Liguori, e alle prossime occasioni del nostro viaggio. Grazie a tutti.